Allora, una brevissima presentazione della relatrice. Emma è una brava giovane studiosa che si è laureata prima alla Sapienza di Roma, poi ha fatto un dottorato, poi, come avviene oggi per quelli bravi, non ci sono possibilità, ha fatto un altro dottorato, poi è stata a Madrid a perfezionare i suoi studi, anche a Parigi ha collaborato molto sia con Colette Sirati che con Judith Schlanger alla catalogazione di manoscritti, e adesso ha un assegno di ricerca a Ravenna con me, si è occupata di varie cose, che vanno dal testo biblico, ma da un po' di tempo lavora molto sui manoscritti, e si è anche occupata di magia ebraica, formule magiche, cose che hanno avuto anche un'ampia letteratura, ma non solo, anche studi sul testo biblico, anche di critica letteraria e quant'altro. Quindi lasciamo subito la parola a lei, che ci parlerà di questo argomento, le intenzioni della preghiera, Kavanot, nell'opera di Immanuel Chairicki. Grazie, grazie Mauro, grazie a tutti, grazie per avermi invitato. E il mio compito è quello di parlarvi della Kavanah, anzi la mia intenzione è quella di parlarvi, di raccontarvi qualcosa della Kavanah in Chairicki, che si può tradurre in effetti con intenzione, potente e creatrice, intenzione che ripara e che attiva i processi cosmici, ma anche intenzione che guarisce. In particolare, vi parlerò dell'opera più significativa di Ricchi sulle Kavanot, intitolata Mishnat Chassidim, che è già stata presentata da Saverio, La dottrina dei pii, che si presenta nella forma di un manuale per cabalisti, composto a Livorno e pubblicato nel 1727 ad Amsterdam. Del Mishnat Chassidim, come abbiamo visto, sono state realizzate successive edizioni fino all'inizio del Novecento, dimostrando la vitalità e la circolazione di quest'opera. Però prima di analizzarne la struttura, cercherò di esporvi brevemente il significato della tecnica della Kavanah. Si tratta di una pratica che è un aspetto centrale dell'attività di Ricchi come cabalista, ma è un aspetto cruciale della meditazione cabalistica sulla parola del testo biblico e sulla parola sacra della preghiera, che si ritrova in forme diverse e non identiche sin dalle testimonianze cabalistiche più antiche. La Kavanah si costituisce come azione distinta dalla Avodah Shel Balev, il servizio liturgico tradizionale ebraico. Il rituale si trova ad avere una funzione ulteriore rispetto a quella cultuale, attraverso il riconoscimento in esso di un potere che è di due tipi, unitivo e teurgico. Attraverso questa intenzione potente, le parole e le lettere della preghiera si distaccano dalla loro dimensione terrena per congiungersi con il verbo metafisico ed ascendere nelle sfere più alte del corpo mistico. Quindi la Kavanah permette l'estasi della parola, fino a raggiungere l'emanazione suprema, fino a raggiungere l'Ein Sof. Questa ascesa può far pensare al viaggio nei mondi superiori dell'animo umano, della letteratura gnostica, o le ascensioni ultramondane di Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael nella letteratura di Ekalot, la letteratura dei palazzi celesti. In queste opere Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael potevano contemplare in carne ed ossa i palazzi celesti affrontando i pericoli del viaggio nell'aldilà. Ma l'ascesa della parola attraverso la Kavanah non è esclusivamente questo momento unitivo ed estatico. Abbiamo detto che è anche un'attività teurgica. Cioè la parola deve compiere un'azione potente, agire sul pleroma divino, provocando l'effusione e la discesa dell'influsso celeste più alto nelle strutture inferiori del mondo ed arrecare in questo modo beneficio all'intero corpo metafisico. La parola umana è provvista di questa capacità perché le lettere del testo sacro e della preghiera, lo abbiamo già visto, lo abbiamo già ascoltato stamattina, sono considerate
consustanziali alla forma divina. Così l'ascesa ha i tratti piuttosto della reintegrazione della parola nella struttura ontologica e metafisica. In modo particolare, nella scuola luriana, che è la corrente cabalistica alla quale Ricchi aderisce, la Kavanah ha una valenza performativa e trasformativa ancora più marcata, che si coglie in ogni passaggio concreto del rituale liturgico. Abbiamo visto che Ricchi si trasferisce a Sfat nel 1718, vi rimane per 2 anni, nel centro cabalistico in cui nasce la scuola luriana, e che anche in seguito alla scomparsa di Luria rimane per secoli un polo di attrazione, un centro di studi cabalistici. Ricchi si trasferisce a Sfat proprio per attingere alla fonte diretta di questi insegnamenti, che sono poi però caratterizzati dalla fine del Seicento anche da un pensiero radicale messianico, complice la diffusione dell'esperienza sabbatiana. La pratica delle Kavanot presuppone dunque una dimensione metafisica e mitica molto articolata. Le intenzioni cabalistiche si rivolgono a precise funzioni, ad aspetti precisi del pleroma mistico, che viene descritto in maniera molto dettagliata. In questo senso la Kabbalah luriana fornisce un sistema particolarmente efficiente per la sua dinamicità e drammaticità. Questo è l'universo che è stato creato con lo Tzimtzum, di cui poi vi ascolteremo dopo la relazione di Natasha. È un universo strutturato in mondi diversi: il mondo dell'emanazione, il mondo l'Azilut, quindi lo Yetzirah, il mondo della creazione, Beriah, il mondo della Sia, e di configurazioni sefirotiche che sono dette Parzufim, che sono aspetti molteplici dell'emanazione divina, come l'Adam Kadmon, da cui dopo lo Tzimtzum scorrono le luci primigenie che prendono la forma delle altre configurazioni, denominate Attika Kadisha, Arich, Anpin, Abba, Imma, sono tutte figure simboliche molto articolate e complesse, e lo Zeir Anpin e la sua Nekubba, che sono spesso organizzate anche in un sistema proprio di coppie che interagiscono in maniera dialettica fra di loro. E in queste coppie si raccolgono, diciamo, in configurazioni poi le coppie sefirotiche tradizionali, da Keter a Malkut. Queste interagiscono e si integrano a vicenda in maniera più dinamica che negli altri sistemi cabalistici, in un rapporto di unioni ierogamiche, di cadute e di ricomposizioni. Si stabilisce inoltre una relazione dialettica e speculare con il mondo umano che si trova in basso. La contrazione dell'Ensof ha fatto spazio non solo alla creazione ex nihilo, ma ha avuto come conseguenza la creazione del male, l'atto successivo del dramma cosmico, prodotto di una prima mancanza nell'emanazione divina, ma poi anche di una trasfusione in eccesso della luce divina che ha causato la frattura e la dispersione nei mondi inferiori delle scintille divine e dei rivestimenti materiali, le kelipot, che dovevano raccogliere questa emanazione. Si tratta di una frattura metafisica, la Shevirah, che è interna al pleroma mistico e che attende una sua ricomposizione, un tikkun, le cui conseguenze si rifrangono nel contesto umano e terreno. I rituali della vita terrena, in sommo grado quelli liturgici, sono considerati immagine finita di qualcosa che succede in alto. Il peccato umano provoca delle ferite nel pleroma che occorrerà purificare e reintegrare. Ad ogni configurazione delle sefirotte corrisponde una Kavanah, un precetto, e all'inverso una trasgressione. Quindi le Kavanot sono il sistema per intervenire e rimediare a questa perdita di equilibrio originaria del mondo. Con Sholem diciamo che sono il metodo con cui si mantiene il mondo creato con lo Tzimtzum. Le Kavanot ripetono in particolare, a partire dal microcosmo umano, il gesto creazionale che però si dirige stavolta non più verso i mondi inferiori ma nel mondo superiore, estrinsecandosi nella forma di una meditazione sui nomi santi,
in particolare sul tetragramma e sulle sue permutazioni e sulle sue possibili e diverse vocalizzazioni. Le lettere dei versetti biblici vengono scomposte, ricomposte e ipostatizzate. Lo Yichud è l'unione tra queste coppie di lettere, che si traduce però poi nel mondo superiore in una sorta di ziug, di un'unione sessuale nell'universo metafisico. Quindi la preghiera produce una potenza enorme che viene accolta dalle configurazioni sefirotiche che acquistano un nuovo equilibrio. A questo punto possiamo passare alla visione dell'opera di Ricchi, senza mettere altro tempo in mezzo. Allora. Dunque, leggiamo nel frontespizio della prima edizione. Questo libro è il Mishnat Hasidim, che ho composto io, il giovane Emanuel Chai, figlio del mio signore padre Avram Ricchi, si è preservata la sua memoria nella forma divina, nella città di Livorno nell'anno 34. 34 sono gli anni che aveva Ricchi quando ha composto quella che viene considerata la sua opera principale, l'opera della sua maturità. In calcio al frontespizio si legge ancora: questo è l'anno delle Kavanot. Il valore numerico della parola Kavanot è in effetti il 487, ottenuto sommando le lettere ebraiche che lo compongono, che in base al computo abbreviato della datazione in ebraico corrisponde all'anno 5487 dalla creazione del mondo, ovvero l'anno 1727 della pubblicazione. In questo testo, tra le altre cose, vengono spesso rivelati misteri e corrispondenze tra nomi e numeri secondo la tecnica della gematria, che rimanda alla realtà ultima ed essenziale di ogni cosa. Il Mishnat Hasidim è dunque il nome. È dunque di nome e di fatto un'opera sulle Kavanot, pubblicato nell'anno della sua perfezione numerica. L'edizione del 1727 comprende 134 carte e alla carta 34esima, che forse è ancora un richiamo agli anni dell'autore, comincia la parte sulle Kavanot, alla cui pratica l'opera è dedicata per oltre tre quarti. Il titolo rinvia alla Mishnah. L'opera è suddivisa nei sei ordini che portano lo stesso nome di quelli della Mishnah. Il testo di Ricchi comprende inoltre 112 Massechot, i trattati, e il numero 112 racchiude il valore numerico del tetragramma 26 sommato a quello del nome divino Elohim. Un'ulteriore suddivisione interna poi dell'opera è quella in capitoli, per Achim, il cui numero complessivo è 547. In questo caso si tratta di uno sfragis, di una firma dell'autore, perché il 547 è il valore numerico del nome Emanuel Chai Ricchi, 535, però sommato al numero 12 delle lettere che lo compongono. Quindi l'opera è costruita in modo geometrico e regolare, come una sorta di quadrato magico, e allo stesso tempo una lunga kavanà, che serve ad attrarre e a captare influssi metafisici. È infine un talismano, che richiama in piccolo l'intero universo. L'introduzione, Hakdama, è sottointitolata Olam Haton, microcosmo. In essa Ricchi rievoca il nome dei suoi maestri, Luria e Vital, e la sua fonte principale, lo Zohar. Espone qui il suo intento principale, che è quello di compendiare e trasmettere le verità rivelate che ha appreso a Sfat. Ma oltre agli ordini e ai trattati di cui si è detto, l'opera di Ricchi è soprattutto suddivisa in chiavi, Maftechot. Questo nome rinvia a quello del libro ebraico sulla composizione di talismani per eccellenza, il Sefer Mafteach Shlomo, il libro della chiave di Salomone. Le chiavi impongono all'opera una tripartizione che rievoca la struttura talismanica di un universo suddiviso in piani comunicanti e in forze che interagiscono fra di loro. La prima chiave è quella dei mondi, Olamot, la seconda chiave è quella delle anime, Neshamot, ma la struttura si presenta piuttosto sbilanciata in favore della prassi e della performance, e la parte più lunga è naturalmente quella dedicata al rituale, alle Kavanot.
La suddivisione in tre piani viene richiamata da una poesia che segue l'introduzione, che non ho avuto il tempo di mettere in versi, ma poi lo farò con il professor Perani, che è un esperto, e di rendere in modo meno letterale. Nella prima strofa, o la motte, si richiama il momento della creazione e della caduta attraverso la metafora del diluvio. Il Dio, nel tempo in cui ha avvolto il mondo con un abito d'acqua, il mondo nella terra ha ritratto. Forse si parla di quella ritrazione in ogni cosa di cui ha parlato Tiziana Galuppi stamattina. E in quella ogni arbusto, ma la parola siach in ebraico significa anche espressione e parola, quindi ha piantato e fatto crescere il grano celeste e creato ogni cosa e ogni uomo che ha in sé la parola. Ancora una volta, siach. Neshamot è il secondo piano. Ha insufflato l'anima in lui ed in essa lui fiorisce, dalle fondamenta dell'universo alla volta celeste. Il suo splendore è come lo splendore nel tempo dell'aurora e lo splendore delle stelle che in alto non tramonta. Kavanot. Così farà l'uomo nel tempo in cui interviene con la Kavanah, che di lei non c'è qualcosa di superiore, perché il suo pensiero, cioè il pensiero umano, allora raggiunge l'altezza e le fiamme del pensiero divino, i serafini, dall'alto lo sostengono. Questa immagine conclusiva richiama il momento dell'estasi mistica e della Devekut, dell'abbraccio mistico tra pensiero umano e pensiero divino. L'immagine della fiamma è una delle metafore più fortunate della Kabbalah per spiegare la Kavanah. La metafora della fiamma esprime il dinamismo di questo processo di consumazione e di riunione, che segue il processo del respiro del mondo e che corrisponde all'apoteosi della Kavanah. Ma ritorniamo alla forma e alla sostanza del Mishnat Hasidim. La prima chiave, o la Mot, contiene la rappresentazione dell'universo metafisico descritto da Luria e Vital. Nel Seder Zeraim, il primo dei sei ordini della Mishnah, viene esposta la cosmogonia dello Tzimtzum. Nel Seder Kodashim viene descritto l'universo dell'emanazione, l'Olam Atzilut, con la presentazione dei Parzufim, le configurazioni sefirotiche. Vengono qui delineate le loro unioni, intersezioni, concepimenti e i loro diversi nomi e immagini simboliche. Nell'ordine Toharot sono descritti gli ordini cosmici, di Beria, dei palazzi divini, della Yetzirah, dell'Asia. Nel Seder Nezikim, Danni, si tratta della creazione dell'altro lato dell'emanazione, il Sitra Achra, il lato popolato di demoni e di spiriti che ha contaminato anche il mondo umano successivamente alla caduta delle Kelipot. Si introduce qui il tema della redenzione del mondo attraverso il Tikkun e la possibilità di restaurare l'ordine divino infranto. La seconda chiave, detta Neshamot, contiene solo l'ordine Nashim, tratta dell'esistenza, dell'origine, della natura, delle anime e affronta il tema della reincarnazione, del Gilgul, della trasmigrazione delle anime, che però è connesso a quello della purificazione e del perfezionamento delle anime, della loro discesa nel mondo e resurrezione finale. Finalmente la terza chiave è quella delle Kavanot, distribuite nell'ordine Moed. Leggiamo l'inizio di questa parte alla carta 34. È giusto? Sì. Nell'anno 14 si deve pregare durante Aravit, la preghiera serale, senza il tallit, perché è vietato indossare il tallit gadol durante Aravit. E non bisogna modificare il rito dei padri, il minnag, nella sostanza della preghiera, in quanto la divisione dei riti, dei minnagim, proviene dalla divisione delle radici delle anime. E per ogni minnag c'è una radice che la guida nella sua elevazione. E poi dopo. E se qualcuno non conosce nella sua anima il minnag che ha appreso dai suoi padri, ebbene che si comporti secondo il rito scelto, il rito per eccellenza, quello che ha ricevuto il Rav Chaim Vital, le cui Kavanot provengono dal divino Yitzchak Luria di onorata memoria e per la maggior parte seguono il Seder
della preghiera sefardita, al fine di compiere un tikkun che è necessario in alto. E non tralasci nessuna preghiera che non c'è nel mondo, altrimenti preghiera che possa compiere quel tikkun non ce n'è nel mondo, e nemmeno un'altra preghiera simile a quella, poiché ciascuna preghiera compie un nuovo particolare tikkun. Fine della citazione. L'intenzione deve essere allora riferita alle preghiere tradizionali, senza introdurre alcun che di nuovo. Nelle Kavanot di ricchi, l'alaka, il sistema nomico, rimane nella sua forma invariato. Almeno apparentemente questa concezione è distante dagli influssi antinomici e rivoluzionari sabbatiani. Ma il testo merita un'analisi più dettagliata ed ulteriori accertamenti, e non si può appunto escludere un cripto sabbatianesimo di ricchi. Però io personalmente dalla lettura del Mishnat Hasidim non ho rilevato elementi che vadano in questa direzione. In questa sezione dell'opera le berachot, le benedizioni, l'adempimento di mitzvot, i precetti, le lodi, le preghiere, la lettura del testo sacro sono gli strumenti attraverso i quali il cabalista, o in un contesto simile a quello safedico, tutta un'intera comunità liturgica possono intervenire nelle sfere più alte per condizionare i processi cosmici attraverso una specifica e insostituibile kavanà. Nel Seder Moed, ciascun momento richiede un'azione rituale, che è anche un'azione specifica, individuale, che deve sposarsi con il livello spirituale di ciascun'anima, come dice Ricchi, con la radice di ciascun'anima. Ogni preghiera è radicata nell'animo umano così come nella struttura cosmica. Così si susseguono nell'opera le preghiere di Aravit, di Mozzei Shabbat, la preghiera della mezzanotte, il tikkun riferito al modo di indossare tzitzit e tefillin, al modo in cui sistemare la mezzuzà e di praticare il rito della circoncisione. C'è una kavanà specifica per tutte le feste e per ogni ora del giorno. Ci sono kavanot indirizzate a ciascuno dei mondi metafisici e all'universo supremo delle emanazioni. Il loro fine è di volta in volta quello di riunire una particolare configurazione della Shekinah, detta Rachel, al tetragramma, o ancora di liberare la Shekinah in esilio, oppure di riunire le due parti del tetragramma, Yod Hei e Vav Hei, di provocare la discesa dell'influsso divino, la Yeridat Hassafa. Alcune kavanot sono ancora più dirette, abbiamo visto gli Yikudim, all'unione sessuale, in modo particolare a quella dello Zeran Pin con il suo aspetto femminile, Nanekuva. Queste nozze sacre provvedono al trasferimento della potenza ristoratrice negli organi superiori del pleroma. Senza la preghiera il corpo mistico si indebolisce, mentre grazie alla preghiera si provvede all'eliminazione delle scorie del Sitra Acra e alla redenzione delle scintille di divinità che vi erano rimaste intrappolate. La preghiera è dunque un momento essenziale nel percorso che dovrà condurre alla vittoria sulle forze maligne dell'altro lato. In quest'ottica, le attese messianiche sembrano spostate nello sforzo della comunità cabalistica che realizza nella preghiera il processo di guarigione e di cura del mondo e della storia. Per concludere, vorrei però segnalarvi un breve passo del tikkun utilizzato da Ricchi per la cura della peste. Alla carta 85 sappiamo che Ricchi si è dovuto allontanare nel 1720 da Sfat proprio a causa di un'epidemia che ha causato la morte di una parte della sua famiglia, in particolare dell'amata sorella. In questo tikkun non c'è naturalmente niente di personale e di autobiografico, però è interessante osservare come le kavanot non siano indirizzate esclusivamente ad una finalità teurgica riferita alle sfere più alte, ma la discesa dell'influsso divino e la performance che consente la gestione di questa energia soprannaturale può avere anche una finalità terrena e concreta, come la cura delle malattie, attraverso la redazione di amuleti. La peste, in particolare, era considerata un evento apocalittico causato dalle forze del male
e quindi doveva essere affrontata con gli stessi strumenti con i quali si cercava la redenzione delle Kelikpot. Il cabalista protagonista di questo lungo rituale di guarigione è Chaim Vital. E se nel giorno quarto c'è la luna crescente ed è tempo di peste, Chaim Vital andrà prima del sorgere del sole presso l'erba Pigam, che è la ruta, e dirà il Salmo 90, il versetto 17. E la grazia del Signore è su di noi, e l'opera delle nostre mani renda stabile. Ma in questo caso è piuttosto da leggere, e l'opera delle nostre mani è la Kavanà presso di noi. Qui il versetto non è citato interamente, ma è soltanto accennato, però il fatto semplice di accennare significa che veniva pronunciato integralmente. E Vital, quindi un richiamo preciso all'uso, alla funzione della Kavanà. E Vital risiederà in segreto e dopo ciò dirà: io ti raccolgo, sta parlando con la pianta, io ti raccolgo nel nome del Dio di Israele per curare un tale figlio di un tale dalla febbre. Quindi può essere riferito a qualunque persona, di volta in volta bisogna sostituire con un tale figlio di un tale un nome preciso. Dalla febbre e dalla peste, e dopodiché scriverà su un anello d'oro, scriverà su una pergamena kasher il versetto del Salmo 106:30. E allora Pinchas si alzò e fece giustizia, e cessò la peste. Si tratta di 5 parole, ciascuna di 5 lettere, e non scriverà la parola lettera per lettera, come nella scrittura, ma ogni lettera sotto ogni lettera, e tra ciascuna parola scriverà 5 chaviot, esseri, scritte sempre così, una sotto l'altra. Poi questo rituale continua per 3 pagine, facendo smembrando il testo biblico, permutandolo, così, quindi questa cosa adesso... Però, per capire come non è diversa questo tipo di Kavanà dalle altre che magari erano dedicate all'unione delle Sefirot, soltanto che questa è indirizzata proprio alla cura di una malattia. Il rituale basato sulla permutazione delle lettere è finalizzato alla composizione di un amuleto. Non possiamo evitare di pensare che ci sia qualcosa di veramente molto vicino alla magia in questa pratica delle Kavanot, e sarebbe interessante poterne discutere e studiarne insieme la funzione. Grazie. Natascia Danieli, una studiosa che si è formata a Ca' Foscari, a Venezia, con laurea in ebraico, e ha fatto in tempo quando Ca' Foscari, anche un po' prima della devastazione dei nuovi ordinamenti, già nuovissimi, peggiori, un po' più peggio. Non darmi della vecchia, si potesse, però. Sostanzialmente, quindi, insomma, diciamo che poi ha pubblicato anche diverse cose e conosce benissimo l'ebraico e ha anche studiato in particolare un altro cabalista dell'area veneta, Ramchal, l'acrostico, Moshe Chaim Luzzatto, sul quale anche sono stati fatti 2 convegni che abbiamo anche raccolto tutti e 2 in un unico volume e che è qui presente, ecco. E poi comunque adesso non sto a elencare tutti i meriti di Natascia, che tra l'altro ha anche collaborato, perché non è che si trova tanta gente oggi che sa leggere le grafie corsive ebraiche magari dei registri di Mantova o di Venezia, e adesso lei ha collaborato, insomma, anche ha fatto dei lavori per cercare di mettere un po' di ordine, capire, fare un'inventariazione anche di questi registri comunitari, tantissimi a Mantova e poi anche a Venezia, e comunque continua a lavorare, insomma, nel campo così degli studi ebraici,
e quindi siamo molto contenti di darle la parola per sentire che cosa ci racconta in relazione al convegno, come intende appunto Ricchi, il rabbino oggi oggetto di questo convegno, il concetto di creazione e autocontrazione di Dio, Tzimtzum, nella Kabbalah settecentesca, all'interno della Kabbalah settecentesca, come si colloca il caso del rabbino Ricchi. Bene, allora nel ringraziare tutti coloro che mi hanno invitato, il Comune di Cento e Saverio Campanini, non posso non dire che è un compito assai arduo quello che mi è stato affidato. E per dirlo non posso che citare Gershom Scholem, che a tutti è ben noto, che scriveva nella sua opera più importante, Le grandi correnti della mistica ebraica, che l'idea dello Tzimtzum ha avuto una parte di prim'ordine nella scuola luriana, inducendo a ripetuti tentativi di una più approfondita interpretazione. Una storia di questa idea, a partire da Luria fino ai nostri giorni, rappresenterebbe una delle più affascinanti esposizioni dell'originale pensiero mistico ebraico. Non si può però non sottolineare quanto questo argomento sia vasto e di difficile trattazione, anche se si limita questa trattazione al Settecento, come vogliamo fare noi oggi. Partirò comunque, per forza di cose, dal Cinquecento, perché chiaramente non possiamo parlare dello Tzimtzum senza fare una premessa a che cosa intendeva Luria per Tzimtzum, perché da Luria si parte, tutti i cabalisti partono, in particolare quelli italiani, sia nel 600 che nel 700, per parlare chiaramente, ma anche nell'800, per parlare chiaramente dello Tzimtzum. La parola Tzimtzum si può tradurre appunto letteralmente con le parole contrazione e concentrazione. Tuttavia, la dottrina dello Tzimtzum abbraccia uno specchio ben più ampio di significati, dovuto all'immenso e continuo sviluppo che questa teoria ha avuto appunto nei secoli. Secondo Scholem, il più importante cabalista del Cinquecento, Luria appunto, scoprì la dottrina dello Tzimtzum in un piccolo trattato del XIII secolo, quindi non sarebbe un'invenzione di Luria. Ma è solo con Luria, però, che questa teoria acquisì un'importanza straordinaria. Attraverso la formulazione della sua Kabbalah, Luria ha influenzato qualsiasi pensiero cabalistico successivo e a lui contemporaneo. E alla base della sua teoria creazionistica, egli propone proprio questa teoria, secondo cui l'esistenza del mondo è resa possibile, attenzione, da un processo di contrazione di Dio. Concetto non facile da esprimere. Secondo questa dottrina, infatti, lungi dall'essere un processo verso l'esterno, un uscire di Dio verso l'esterno, il primo passo della creazione è piuttosto un ritrarsi di Dio. Si tratta di un paradosso molto complesso e molto difficile da accettare, sia per i contemporanei, sia per coloro che a Luria seguirono. Ma è un paradosso che Luria elabora per rispondere a interrogativi difficili. Come può esistere il mondo quando l'essere di Dio è dappertutto? Come può Dio creare dal nulla se non può esservi un nulla, dato che il suo essere penetra ogni cosa? Secondo Luria, Dio si ritirò da se stesso, entro se stesso, e con questo atto, abbandonando una parte dentro di sé nel vuoto, fece spazio per i mondi futuri. Ad un certo punto, all'interno della luce dell'Ein Sof, venne meno l'essenza divina, o luce. Ma ritirandosi tutto intorno nella profondità dell'Ein Sof, cioè l'infinito, Ein Sof è infinito, scusate, essa lasciò uno spazio vuoto al centro. In rapporto con l'Ein Sof infinito, questo spazio vuoto è un puntino piccolissimo. Ma in rapporto con la creazione, cioè con i mondi, ok, che ne seguirono, è lo spazio cosmico. Dio può manifestare se stesso solo perché si è ritratto e ha contratto se stesso. Questo spazio primordiale, attenzione alla terminologia, perché poi la terminologia è una terminologia che ritornerà in tutti i cabalisti. La terminologia però è differente, pochissimo, cioè ogni cabalista poi fa come una specie di quello che noi chiameremo un aggiornamento, no? Un aggiornamento della parola, la arricchisce o la impoverisce o la spiega in modo diverso.
Questo spazio primordiale, comunque, in Luria è chiamato Tehiru. Il Tehiru, quindi, era ancora pieno di tracce, quelle che vengono chiamate reshimu, della luce superna, poiché la luce divina non si poteva ritirare senza lasciare traccia della sua presenza. Il reshimu della luce dell'infinito, dell'Ein Sof, benché non identico all'Ein Sof stesso, ha però un potere fortissimo. Secondo Luria si tratta di un potere santo, benché le radici delle forze del rigore, che poi avrebbero prodotto quelle che Emma ha giustamente chiamato e ricordato Kelippot, le scorie divine, fossero mescolate con la luce. Non posso assolutamente divulgarmi e spiegarvi tutti gli aspetti di questa creazione e autocontrazione di Dio. Vi faccio dei brevi accenni e il mio scopo è quello di provocare la vostra curiosità. La curiosità di leggere i testi. Questi testi, è chiaro che sono in ebraico e che io li ho letti in ebraico, però molti, come ha detto giustamente il professor Perani, sono stati tradotti negli anni. Il professor Busi e Saveri hanno fatto un lavoro enorme sui testi cabalistici e questi testi sono tutti, o almeno in parte, tradotti. Pertanto li potete trovare. Se vi interessano, alla fine del mio intervento vi do i libri dal quale ho tratto le citazioni. Comunque, le scuole luriane differiscono moltissimo sulla questione cruciale dell'origine del male e delle Kelippot. Chaim Vitalm, primo allievo di Luria, fece di tutto inizialmente per oscurare l'ardita concezione del suo maestro, che vedeva nella formulazione della creazione un atto catartico in cui l'Ein Sof o infinito si purificava del rigore, del din, latente e insito in esso, perché si rendeva conto della pericolosità della teoria. Questa dottrina fu appunto abilmente celata. Appare evidente però che tale spiegazione non esclude i paradossi, compresi, come si è appena detto, già dagli allievi di Luria stesso. Anzi, fa di questi ultimi punti nodali portanti dell'intera dottrina. Cioè, Chaim Vital si preoccupa di questi paradossi. Luria, invece, non se ne preoccupa per nulla. Lui teorizza, scrive la sua Kabbalah e non si preoccupa di spiegarla. La predica, non la scrive. In modo come lui l'aveva interpretata. Coloro che vengono dopo di lui, è talmente forte il pensiero di Luria che alcuni lo espongono, altri lo spiegano. Allora, che cosa succede? Primo fra tutti, l'idea che l'esilio di Dio, il suo ritrarsi, rappresenti un fondamento per la creazione del mondo è fortissima. In questo modo, infatti, il primo atto, come ho già detto, non è un atto di rivelazione, non è un atto di svelamento, bensì di occultamento e di limitazione. Solo nel secondo atto, cioè in un secondo momento, Dio, con un raggio della sua essenza, procede fuori di sé e dà inizio alla sua rivelazione, o al suo dispiegarsi come Dio emanatore. La dottrina sostiene inoltre che questo atto di contrazione non è un unico fine a se stesso, non è la creazione del mondo e basta, ma è un atto che si compie prima di ogni atto di creazione, di manifestazione ed emanazione di Dio. In questo modo la dottrina non si applica più solamente all'interpretazione della creazione, bensì diventa un processo cosmico di duplice natura, in cui ogni atto di creazione contiene in sé una tensione. Una tensione tra la luce che rifluisce in Dio stesso e quella che scaturisce da Lui. È questa stessa tensione a far sussistere il nostro creato. La lingua di Luria, chiaramente, costituisce già di per sé una questione forte, perché è una lingua immaginifica e antropomorfica, e ha sollevato non pochi interrogativi, fra cui il primo e più facile: come un tal modo di esprimersi può essere compatibile con una religione monoteista? In risposta a questa domanda, sul finire del XVII secolo e nel XVIII secolo, si assistette alla formulazione di due metodi ermeneutici contrapposti. Coloro che appunto interpretavano la dottrina dello Tzimtzum alla lettera e coloro che invece la interpretavano come una metafora, un'allegoria. In Italia, l'interpretazione della Kabbalah luriana nei secoli XVII e XVIII occupa un posto essenziale. Infatti, in Italia più che altrove, il divulgarsi del movimento messianico del sabbatianesimo, sapete tutti cos'è il sabbatianesimo? Ok, bene. Accentuò l'importanza dei testi scartati o del sabbatianesimo, crebbe la virulenza della controversia. Nathan di Gaza, appunto, il profeta
il profeta Sabbatiano, Sabbatiano accentuò l'importanza dei testi che inizialmente Vital scartò e l'importanza dell'audace allusione che l'intera dottrina dello Zinzum fosse una catarsi divina, dove lo scopo era quello di eliminare le forze del rigore come una sorta di prodotto di scarto dell'essenza della divinità. Nel XVIII secolo, altro elemento fondamentale, secondo Joël Anselm, ma anche secondo me, una studiosa francese di Kabbalah ebraica e di rapporti tra razionalismo e filosofia ebraica, le opere cabalistiche e le opere degli autori ebrei italiani sono tutte influenzate dalla divulgazione del sabbatianesimo e quindi dalla pericolosità insita nel sabbatianesimo, dalla Kabbalah luriana e soprattutto anche dal razionalismo, dalle prime teorie razionaliste che il mondo maggioritario cominciava a filtrare nel mondo ebraico. È in questo contesto che Joseph Ergas, autore ebreo che nasce nel 1685 e muore nel 1730, pubblica nel 1715 a Londra due opuscoli antisabbattiani, Tokachat Megullah Vehatzad Nahash, ovvero, in traduzione, aperto e rimprovero, un versetto dei proverbi, perché tutte le opere in quel periodo, moltissime opere, avevano i titoli delle opere che costituivano dei versetti biblici, sono versetti biblici che hanno la funzione di essere il titolo dell'opera, e la parte del serpente. E il nostro Immanuel Hayricchi pubblica, sempre ad Amsterdam, nel 1727, la sua opera Mishnat Hasidim, di cui Emma vi ha ampiamente parlato. Un decennio dopo, nel 1737, Ricchi pubblica un'altra sua opera, Yosher Levav, Cuore integro, cuore giusto, e nel 1738 viene pubblicata postuma l'altra opera maggiore di Ergas, Shomer Emunim. È evidente quindi che la pubblicazione di queste opere caratterizzano una fase fondamentale nei dibattiti che agitavano tutte le comunità ebraiche italiane, e non solo, visto che le opere vengono pubblicate ad Amsterdam, nel XVIII secolo, vale a dire sulla divulgazione della Kabbalah luriana e sull'aspra controversia tra i sostenitori e gli oppositori del sabbatianesimo. Attaccando le radici della stessa eresia sabbatiana, Ergas si sforzò di dimostrare che lo Zimzum di Luria non avrebbe dovuto essere interpretato letteralmente, bensì come una metafora progettata per esprimere la transizione dall'infinito al finito e per permettere l'accesso limitato e finito all'esistenza, mentre i sabbatiani fanno riferimento ad un'interpretazione letterale dell'atto dello Zimzum. Chiaramente, la maggiore vicinanza di questo autore, cioè di Ergas, al movimento sabbattiano, lo pone in un contesto di opposizione netta, che Immanuel Hayricchi invece percepisce, anche se solo un decennio dopo, in modo più affievolito, meno pericoloso. In uno dei due opuscoli che vi ho menzionato, Ergas scrive, vi cito, «Ecco, questo miscredente, intendendo con miscredente il celebre sabbatiano Chayun, ha compreso il segreto dello Zimzum letteralmente e ha radicato l'eresia stessa dicendo che se l'Ensof, cioè l'infinito, non è né un inizio, né una meta, né un fine, né una metà, né un fine, come può esistere lo Zimzum se è tutto pieno dello stesso?» Quindi ritorna ai problemi originari. La confutazione della lettura letterale dello Zimzum di Ergas continua nella sua opera maggiore, appunto Shomer Emunim, guardiano della fede, pubblicata postuma, pensate, con l'approvazione di Immanuel Hayricchi, tra le tante approvazioni degli rabbini di Livorno che l'hanno approvata. Immanuel Hayricchi che poi entrerà in polemica con questa lettura letterale dello Zimzum contenuta nel Shomer Emunim, perché solo per un decennio, in un decennio Immanuel Hayricchi ha elaborato una teoria differente, non percependo più il pericolo della lettura letterale contenuta nel movimento sabbattiano. Abbandonato lo stile polemico dei trattati antisabbattiani, persino Ergas scrive in modo differente e scrive quest'opera in forma di dialogo. Vi dico, è importante anche capire in che forma vengono scritte queste opere, perché nel Settecento le opere in forma di dialogo sono molte, anche il Ramchal ne scriverà una, e sono importanti perché sono opere influenzate dal razionalismo, dal cercare di far capire a chi legge, a chi andrà
a interagire con queste opere i concetti e le conclusioni. Chiaramente un'opera di dialogo con domande e risposte semplifica i concetti rispetto a un'opera teorica come può essere l'esposizione della Mishnat Chasdim che abbiamo visto. Per Ergas, qui cito di nuovo, chiunque spera di capire, di comprendere lo Tzimtzum fedelmente, in modo letterale, cade in diversi errori e contraddizioni nella maggior parte dei principi della fede. Non posso qui divulgarmi su come Ergas elabora questa cosa, ma la elabora in cinque punti differenti e poi in 10 paragrafi. Questo comunque lo scrive Ergas perché ovviamente se si interpretasse lo Tzimtzum letteralmente ci dovrebbe essere un posto, secondo lui, dove non è presente l'infinito. Secondo questa interpretazione la nozione di Tzimtzum porta nuova vita alla teoria creazionistica lineare della prima Kabbalah luriana e la trasforma dialetticamente. Questo disegno di Ergas va letto alla luce del contesto antisabattiano e ha un chiaro significato ideologico, dato che, come vi ho detto, la società del ghetto ebraico percepisce i primi scossoni di un terremoto che quasi lo travolse, il terremoto sabattiano. Negare la Kabbalah, la realtà letterale dello Tzimtzum significava infatti distruggere uno dei pilastri su cui l'edificio sabattiano si fondava. Nell'esposizione della Kabbalah luriana di Ergas e poi di molti cabalisti del Settecento si compie un passo ulteriore. Perché nei cabalisti del Seicento, da Menachem Azaria Fano a Moshe Zacuto, le esposizioni non contenevano il secondo livello, cioè il livello esplicativo, il livello di spiegazione, ma davano semplicemente la divulgazione della Kabbalah luriana. Su questo aspetto influisce molto il dibattito che vi ho già menzionato razionalista, che influisce sia in Ergas sia più tardi in Ramchal, che sentono entrambi l'esigenza di chiarire che la Kabbalah rinvia ad una serie di idee fondate sulla ragione. In Shomer Emunim di Ergas l'allegoria è interpretata come il rimedio alle difficoltà poste dalla materialità della lingua cabalistica, quella lingua antropomorfica e immaginifica di Luria di cui vi ho menzionato, e quindi egli fa dire al suo razionalista: tutto è allegoria, Mashal, tutto è immagine, Dimion, tutto è segno, come diceva il rabbino, delle forze superne emanate da Dio, dove però queste parole sono parole intese in senso cabalistico, non intese, o meglio, possono essere intese in entrambi i livelli, intese in senso cabalistico, ma anche intese in senso più divulgativo. Benedetto sia il suo nome per dirigere il suo mondo con loro e che sono disegnate con il nome di Sefirot. Quindi, leggendole in altro modo e girando la frase, le Sefirot sono allegorie, immagini, segni. Abbastanza forte come scrittura. Solo un decennio più tardi, quando l'eresia sabattiana sembrava più distante, il disegno di Ergas fu criticato, come vi ho detto, da Immanuel Hayricchi, che pure aveva approvato Shomer Emunim, prima nel suo libro Mishnat Hasidim. Questo libro, di cui non vi dirò molto perché vi è già stato detto quasi tutto, o quantomeno il necessario, ancora più marcata però la critica di Ricchi si mostra nell'opera successiva, Yosher Levav, dove l'autore espone le sue opinioni sul significato della Kabbalah luriana e in particolare sul problema dello Tzimtzum, cioè il cuore dell'opera Yosher Levav è lo Tzimtzum. La prefazione dell'opera è molto interessante, Saverio sarà contento perché i sogni adesso ne parlo io, così completiamo quello che ha detto lui. Ricchi indica in quali circostanze fu indotto a scrivere quest'opera e perché la intitolò in questo modo. Allora, cito, il primo giorno di Rosh Hashanah, 5497, la corrispondenza l'ho fatta io e la prendete come tale, 6 settembre 1736, quando mi ero stabilito con la famiglia ad Aleppo, in una regione che ha lo stesso carattere di santità che ha la terra di Israele, mi svegliai con nella mente il versetto, Salmi 81:20, la tua via fu in mezzo al mare, i tuoi sentieri dopo le grandi acque e le tue orme non furono riconosciute. Subito Ricchi cosa dice? È una nevuah knaktana, perché questi cabalisti, insomma, passatemi il termine, un filo di egocentrismo ce l'hanno quasi tutti, pertanto loro non è che pensano ho fatto un bel sogno, loro pensano ho fatto un bel sogno ma che nasconde una piccola profezia. D'altronde, insomma, pensare di essere il figlio, insomma. Comunque, a prima vista Ricchi non sembra trarre grande insegnamento da questo versetto, fino a quando scrive, continua a scrivere, in un altro giorno dello stesso mese mi sono svegliato
e un altro versetto cadde nelle mie labbra, ed esso è il versetto: conoscere il Dio di tuo padre e servirlo con un cuore integro e un'anima ansiosa. Il nostro cabalista comincia a riflettere sui due versetti e riflette per un lungo periodo, quasi un mese, fino al venerdì 5 ottobre 1736, vale a dire il giorno della luna nuova del mese di Heshvan, e scrive: la mia mente è occupata dalla stessa domanda che si è posto il Maimonide a proposito della scelta e della volontà della conoscenza del Creatore. Come può conciliarsi l'una con l'altra? Ovvero sia, come può l'onniscienza di Dio conciliarsi con la libertà di scelta del Creatore? Chiaramente Maimonide ne aveva parlato ampiamente, replicando ad Abraham ben David di Poschè. Ricchi ammette che da anni si sta sforzando di trovare una risposta a questo interrogativo, e quindi capiamo il processo che lui ha fatto in questo decennio. E afferma: da questo sale nel mio pensiero tutti i giorni di occuparmi dell'argomento dello Tsimtsum, se è giusto intenderlo in senso letterale oppure no. Si può esitare tra le ipotesi, nemmeno lui è proprio così certo della risposta. E continua: un sabato santo, il secondo giorno di Heshvan, sabato 6 ottobre 1736, quando il Nevuach Tanà dice: mi si rinnova. Caddero due versi nella mia bocca, mi si affacciarono alla mente. L'ardore stesso senza conoscenza non è cosa buona, e chi cammina in fretta sbaglia strada. E la legge della tua bocca mi val meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento. Fine della citazione. Ricchi ovviamente interpreta questa indicazione come la fine della piccola profezia, come un'autorizzazione, nonostante la difficoltà, chi cammina in fretta sbaglia strada, a mettere le sue idee per iscritto. E, dato che uno dei versetti che lo aveva messo sulla strada della scrittura parlava di cuore integro, non può che intitolare la sua opera appunto Yosher Levav, cuore giusto, cuore integro. E poi completa la spiegazione dicendo che quest'opera è per la sua opera più importante, il Mishnat Hasidim, come l'anima per il corpo. Allora, se la Mishnat Hasidim è nelle sue intenzioni un Mishneh Torah applicato alla Kabbalah, o vorrebbe essere un Mishneh Torah applicato alla Kabbalah, quindi una spiegazione completa che deve eludere tutti i dubbi che un cabalista deve ha quando si pone a leggere i testi cabalistici di Luria, questo significa che per Ricchi l'anima della Kabbalah luriana non può che essere lo Tzimtzum, perché l'argomento del Yosher Levav è senza dubbio lo Tzimtzum. E a questo punto Ricchi affronta la questione che gli interessa in modo teologico. Quanto si comprende è che la causa prima è chiamata dai cabalisti con il nome dell'Ein Sof. In realtà io qui ho trovato la parola amitim, e sarebbe cabalisti veritieri, ma mi sembra un po' forte, vorrei cercarla in Ricchi se intende proprio cabalisti veritieri. Esatto, insomma. Perché in verità l'Ein Sof è senza fine. La sua esistenza, la sua unità, la sua potenza e la sua provvidenza, cioè i suoi attributi divini, sono senza fine. La trattazione del Yosher Levav continua appunto affrontando questi attributi divini, l'esistenza, l'unità, la potenza, la provvidenza. E cita il Talmud, però dice: attenzione però, il rabbino sicuramente potrebbe precedere questa citazione, che chiunque esamina queste quattro cose, meglio sarebbe che non fosse venuto al mondo, ciò che sta sopra, ciò che sta in basso, ciò che sta davanti, ciò che sta dietro. Quindi lui dice: io provo, tento, però è un campo pericoloso, molto pericoloso. E conclude la sua prefazione riprendendo la prefazione di Chaim Vital a Shara a Kadamot: molti mondi sono stati creati, emanati, formati e costruiti, migliaia, tutti come fossero uno, stanno nel vuoto, halal, che è stato evocato e al di fuori del quale non c'è nulla, non c'è nessuna creatura al di fuori di quel luogo. Queste sono le premesse per arrivare, secondo Ricchi, al vero cuore della questione. Vi leggo un brano un po' lungo e forse anche un po' ostico, cercate di fare attenzione nonostante l'ora tarda. Quando è giunto il tempo per la sua volontà santa di uscire dalla potenza all'atto, per creare i mondi, per creare per la prima volta dal nulla un essere, lo fa per dare la sua bontà all'essere creato da lui stesso, in modo che noi potessimo conoscere la forza della sua potenza. Egli contrae l'ampiezza della sua forza a partire dalla gloria della sua essenza e ha aperto un vuoto, un luogo vuoto, rec, e non c'è in esso nulla per crearvi un essere dal nulla che conosca la sua potenza e viva della sua bontà. Per concedere a quest'essere esistenza e stabilità,
dall'essenza del suo essere, internamente ed esternamente, e continuando nella sua grande bontà, ha fatto uscire una sottile linea, a partire dall'essenza del suo essere. È come se avesse allungato un suo dito al centro del residuo, Roshan, che rimane nel vuoto halal dello Tzimtzum, a partire dalla luce dell'essenza del suo essere, quando ha lasciato questo luogo. E non continua questa linea da un lato all'altro del luogo dello Tzimtzum, bensì vaga nel mezzo, come è scritto negli scritti di Ari. È evidente quindi che per Ricchi l'atto dello Tzimtzum, lo Yesh Me'ain, non è una metafora, bensì è da intendersi in modo letterale. E attraverso la luce primordiale concessa da Dio, dopo il primo atto di autocontrazione della creazione, che il mondo può sussistere e la creazione continuare e ripetersi infinite volte. Anche Jacob Emden, vissuto successivamente, quasi due secoli dopo Luria, e pressoché contemporaneo, 50 anni dopo Ricchi, interpreta la dottrina dello Tzimtzum come il primo serio tentativo di spiegare in termini concreti la creatio ex nihilo. Cioè, secondo Ricchi e secondo Emden, Ergas non ha fatto questo passo successivo di interpretare la creazione come una creazione dal nulla. La polemica, perché la lettura metaforica non lo prevede. La polemica di Ricchi contro Ergas apre un nuovo capitolo nella storia della controversia tra l'interpretazione letteraria e quella allegorica dello Tzimtzum, che non è più quella tra ortodossia e sabbatianesimo, ma si svolge tutta all'interno dell'ortodossia. Influenzato pure Ricchi dal dibattito razionalista, egli non si accontenta di allontanare la materialità della sostanza divina. Se l'ortodossia di Ergas era tutta tesa alla difesa dall'eresia, quella di Ricchi invece è un letteralismo privato di ogni elemento eterodosso, e attraverso il rifiuto parziale della visione speculativa, la Kabbalah che egli elabora è un ritorno alle sue origini profetiche, che si lega profondamente al momento della rivelazione. A dispetto della loro comune appartenenza all'ortodossia, l'interpretazione dello Tzimtzum di Ergas e Ricchi, che in realtà non è... Ricchi fa questa polemica, risponde a Ergas, ma in un certo senso quasi lo rispetta comunque, no? Non entra mai in polemica aperta. Questo lo dico perché, avendo studiato molto a lungo dall'epistolario del Ramchal, la vera controversia contro un rabbino che viene accusato di sabbatianesimo, che viene accusato di essere un falso messia, insomma, la polemica quando i rabbini la fanno tra di loro si percepisce come tale e viene fatta a suon di lettere, responsa, in modo molto più forte che con delle opere che si rispondono a vicenda, insomma, ma con, diciamo, eleganza, se vogliamo. Il già menzionato Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, nato a Padova nel 1707 e morto ad Acco nel 1746, sposta la sua attenzione dall'interpretazione dello Tzimtzum a quella delle Sefirot e dell'emanazione del mondo. Luzzatto elabora una dimensione ulteriore e introduce il modello della profezia biblica, quindi state attenti, Ricchi era tornato alla profezia. Partendo dall'analisi del rapporto tra finito e infinito, che sono per sua stessa missione difficili da descrivere, poiché si tratta di giustificare il passaggio dalla divinità infinita alla materia finita. Allora, quello che io non so e non sono riuscita a trovare è se Luzzatto abbia effettivamente avuto in mano le opere di Ricchi, perché quello che è certo è che Luzzatto si sia confrontato con le opere di Ergas e che Ergas abbia anche letto le opere di Luzzatto, perché lo scrive pure nelle lettere, dice il maestro di Luzzatto, Isaia Bassani, gli scrive: ma insomma, io ho letto i Kelalim di questo tuo allievo, insomma, mi sono anche molto... non mi sembrano, tutte delle ripetizioni di Cordovero, mi sembrano prive di vera novità. Che insomma, per noi che Ramchal lo riconosciamo come un'autorità, adesso è un po' forte da sentire. Comunque, naturalmente Luzzatto spiega questo passaggio attraverso il concetto luriano dello Tzimtzum. L'infinito, anche per Luzzatto, ha un numero infinito di aspetti o forze, ma l'intelletto umano si può occupare solo di quelli che sono l'origine del mondo. La forza da cui è prodotto il mondo subisce una riduzione, o Tzimtzum. Tenete all'orecchio che le parole, la lingua, è sempre la lingua di Luria, cioè attraverso i secoli le parole sono sempre le stesse, i concetti sono rielaborati ma partono da una base sempre ferma. E rinuncia così all'infinità.
In un'opera di impronta sistematica, anche se non composta in forma di dialogo, i Kelach Pitke Chokmah, 138 porte di sapienza, che si differenzia dagli altri scritti cabalistici di Luzzatto perché la base è il Sefer Yetzirah, il libro della formazione, Luzzatto scrive, e cito dalla traduzione di Busi, a proposito della nozione, del procedere, della sua azione verso l'esterno, l'Ein Sof, infinito, sia egli benedetto, desiderò lasciare il proprio infinito e lo trasse a sé, attraverso un'azione limitatrice. Ciò è chiamato il contrarsi dell'Ein Sof, infinito, sia egli benedetto. Ma com'è possibile passare dall'infinito al finito? La risposta di Luzzatto è semplice, l'infinito conteneva già il finito. È la volontà divina a decidere di manifestare questi limiti e attraverso questo passaggio di svelamento la volontà divina, che è per la sua stessa essenza al di là di ogni conoscenza, si rende conoscibile, ovvero, secondo un linguaggio cabalistico, visibile. Attraverso questa riduzione viene a crearsi uno spazio vuoto, halal, nel quale si manifesta la radice del giudizio, rigore, din, che altera la perfezione iniziale. La luce infinita, resa visibile grazie alla riduzione della forza divina, è appunto chiamata Rishimu, tracce, cioè l'impressione, Roshem, di quella infinità. Questa abilità di rendere in modo sistematico concetti di difficile comprensione ha permesso sia a Ergas che a Luzzatto di diventare un riferimento per alcuni movimenti ottocenteschi, e qui vado a concludere, ho fatto una corsa abbastanza forte, è di nuovo un modo per provocare le vostre curiosità. E questo è il caso del Tikkun HaKlali o dello Tzimtzum in Nachman di Bratslav, che voi conoscerete come uno dei movimenti messianici all'interno dei movimenti chassidici, che riprendendo forse Luzzatto, quasi sicuramente, tenta di integrare la nozione di Tzimtzum nella sua visione messianica radicale. Cito: questa luce emanata è detta residuo, reshimu, della luce primordiale. Il mistero di tale residuo è denominato luogo di tutti gli esseri, già che conferisce loro l'esistenza, cosa che non faceva l'infinito. Tale luogo è vacuo, halal, e privo della luce dell'Ein Sof, già che l'infinito non si trova in esso come all'inizio. Nel suo approccio, Nachman di Bratslav ha seguito, inizialmente, il classico punto di vista cabalistico, secondo il quale il Dio creò la sua assenza, proprio al fine di consentire la creazione, ma poi amplia tale interpretazione, in modo che la nozione della presenza di Dio nella creazione non soppianti completamente la creazione iniziale del vuoto, così che il vuoto viene interpretato come esperienza empirica dell'assenza di Dio. Il movimento Chabad la interpreta in modo completamente diverso, o quantomeno con significati diversi, perché si rifà all'antilateralismo di Ergas. Perché sia nei tratti dello Zohar, sia negli scritti di Ari, sia benedetta la sua memoria, quando chiamano le cose materiali, scusate, questa è una citazione di Ergas, e parlano di eventi corporei con nomi nobili. Di certo il lettore non deve comprendere che queste cose siano interpretate in modo letterale, bensì piuttosto egli deve dirigere il suo pensiero e guidarlo verso la verità, privandola dei gusci e delle metafore. Tenete conto che questo non è un passaggio della Mishnat Hasidim, ma dei due opuscoli antisabbatiani. Quindi il movimento Chabad non percepisce più il pericolo di questo tipo di lettura. E Shnor Zalman di Liadi, nella sua nota opera Tania, afferma: è del tutto impossibile interpretare la dottrina dello Tzimtzum letteralmente, perché è un fenomeno che riguarda la corporeità del santo e che, se interpretato in questo modo, comporterebbe una divisione dello stesso in miriadi separate ad infinitum. Bene, quanto volevo dirvi l'ho concluso. Io intendevo, come ho detto, suscitare la vostra curiosità. Non intendo dare risposte. Luzzatto chiaramente si colloca né in una lettura né in un'altra, perché i paradossi per questi cabalisti non sono così importanti da risolvere. Sono delle chiavi di lettura che, come tali, arricchiscono i pensieri successivi e quelli dei contemporanei, perché dai paradossi si vivifica la Kabbalah, si torna a vivere di vita nuova nel pensiero di altri. È un processo continuo. E quello che ha detto il rabbino stamattina a proposito di Saverio faceva ridere, adesso sorridere, no? Perché io l'ho detto allo stesso modo dei cabalisti, no? Il dire le cose in modo semplice, l'esprimere i concetti in modo semplice, concetti estremamente complessi.
Cioè questa lingua antropomorfica, questa lingua immaginifica, questa Kabbalah difficile da arrivare, da interpretare, se espressa con concetti e con parole semplici, può arrivare, può, secondo me, suscitare la curiosità sia del lettore ebreo che conosce la lingua ebraica, sia magari del lettore non ebreo. Il mio auspicio è che questo piccolo convegno abbia suscitato il fuoco e che si possa effettivamente capire se anche il nostro Immanuel Hayricchi nel suo piccolo ha influenzato i movimenti ottocenteschi, se è stato letto da Luttazzo, se si troveranno delle prove, insomma, di questa commissione anche con il nostro modesto autore. Bene, quindi insomma la conclusione è che non dobbiamo dire cose troppo chiare, troppo semplici, perché spengono, mentre invece più ci sono paradossi, più siamo accesi, siamo interessati. No, questo è un commento così sciocco. No, io se per caso intanto magari qualcuno vuole vedere se rompe il ghiaccio per una domanda, se ce ne fosse qualcuna, volevo semplicemente ricordare che per le fonti ebraiche Pieve, in realtà non cento, però insomma sono così vicine che posso menzionarlo, insomma c'è questa parola Arurà, perché molti anni fa Saverio scrisse un articolo su Arurà a Pieve, che vuol dire maledetta, no? Maledetta Pieve, perché era morto annegato il figlio di un banchiere, esatto, no? E questa mattina ho risentito questa parola per i due soldatacci che hanno ammazzato Ricchi, no? Arurim, no? E quindi, no, questo non vuol dire assolutamente nulla. Invece, io ho trovato, cioè, volevo semplicemente farvi presente che le pagine più complete, più aggiornate, più belle su Ricchi, penso, adesso non ho visto tanti altri studi, però come scheda iniziale c'è un repertorio in francese molto bello compilato da Asher Sala nel 2007, che è Rabbin, écrivain et médecin juif en Italie au XVIIIe siècle, pubblicato per Brill nel 2007. Ho visto che le pagine che lui dedica a Ricchi sono le più aggiornate, le più ricche di bibliografia, di cose così, e lì ho trovato che citava me come una fonte, dicevo ma cosa, e sono andato a vedere in un mio contributo gli atti del convegno sugli ebrei a cento fatto Temporibus Illis, copertina verde scuro, io elencavo sia manoscritti o frammenti o copiati o che si trovavano a cento, e ho visto che c'è un manoscritto copiato da Avram Rafael Sereni nel 1858, probabilmente a cento, in cui copia alcune preghiere di suffragio da recitarsi sui sepolcri di importanti rabbini, Netanel Segre, Yosef Elisha Modona, ma anche Immanuel Hayricchi ed altri defunti tumulati nel cimitero di Cento. Ecco, quindi anche questo si potrà vedere, questa poesia, questa preghiera, per cosa? Ecco, allora... Non voglio fare domande, non vi spaventate. No, volevo soltanto fare questa osservazione. Le ultime due relazioni ci hanno proiettato violentemente, direi, su delle dimensioni assolutamente al di sopra di noi. Ecco, con molta violenza e suscitando molto, molto interesse. Io mi compiaccio per questi studi affrontati, non facili, no, affrontati con grande entusiasmo. Questa è una prova di quanto vi dicevo all'inizio, che se vogliamo studiare in modo organico la figura di Ricchi dobbiamo dedicare molto più tempo e anche molta più riflessione. Sapete che la Kabbalah, il mondo della Kabbalah, è un mondo straordinariamente difficile che va affrontato con molta calma. Dicono che non va affrontato prima dei 45 anni, ora con l'aumento dell'età media direi andiamo almeno a 60.
perché intanto è molto difficile, poi costituisce un grande pericolo perché è straordinariamente affascinante e quindi può capitare che ci introduciamo in un certo argomento e ne rimaniamo affascinati e poi perdiamo il senso della realtà, quindi direi di ridimensionate. Io ho visto che l'ha fatto anche la signorina, che dopo averci signore, vabbè, scusi, dove... meglio così. Grazie per l'età. Il professor Perani mi invecchia sempre. Vabbè. Che dopo averci proiettato in questo mondo etereo si è messo a bere, quindi sì, non ha dimenticato le sue dimensioni fisiche. Se no mi torno, comunque qualcuno me le fa ricordare. Ecco. Attenzione che c'è il manipolo. Non è colpa mia. Ecco, dicevo questo. Allora, io spero che ci rivediamo non troppo in là nel tempo per riprendere questo discorso con più calma e elaborando le idee che oggi ci sono state fornite. Vorrei concludere in contrasto con l'amico Mauro, che più volte ha citato la parola Arur, Arurim, Arurà, la maledizione. Io viceversa, in contrasto con l'Arurà Pieve, maledetta sia Pieve, io concluderei con Berucha 100, sia benedetta 100 che ci ha dato questa occasione. Penso, è giusto? Quindi il prossimo convegno sarà sicuramente a 100 e se da Pieve arriveranno delle iniziative simili noi le respingiamo. Va bene? Grazie.